Rifondazione, no? Con Elettro Macumba avete, come dire, fatto un disco dopo poche settimane di conoscenza, quindi se vuoi un disco di rodaggio, forse con Insidia avete raggiunto il pieno equilibrio, no? Ma sicuramente, dopo Elettro Macumba noi abbiamo vissuto un periodo che siamo stati molto insieme, ci siamo divertiti tanto, abbiamo fatto l'Elettro Macumba Tour, siamo stati tanti mesi in sala prove e chiaramente a questo punto noi siamo molto più amici, molto più compatti, ci capiamo molto meglio. Per esempio basta che guardo uno dei ragazzi e subito con un colpo d'occhio senza dirci nulla gli sappiamo già cosa ci passa così per la testa. Sì. E sicuramente tutto ciò crea una bellissima onda di energia positiva che poi finisce nei solchi. Gianluca, quanto ci si scazza quando si lavora assieme, si viaggia assieme? È bello sapere quello che succede anche dietro un disco, dietro una tournée. Fagli vedere i segni che ti ho lasciato persone l'altra sera. Puoi togliere, purtroppo non c'è una webcam, far vedere i segni delle frustate che esatto, ti... No, voleva essere una lo scherzo domanda preferito, si lancia il verrino addosso nel letto delle... Ma io credo che ci si scazzi quando non ci sa più niente da dirsi poi in fondo, cioè io non... Addirittura? Io penso di sì, cioè perché comunque fin quando c'è un certo tipo di stimoli che ci si danno reciprocamente, certo possono anche esserci dei problemi tecnici da affrontare, ma sicuramente no, non ma ci in si quello scazza, io intendevo dire. No, perché penso che dal confronto, a volte anche aspro, duro, tra quattro persone che magari sono anche quattro amici, vengano fuori le cose migliori. Ah, no, piuttosto che essere proprio sempre il bello, infatti era questo, allora, che volevo sapere. Se, no? Allora se ve le date di santa ragione, no, in questo diciamo di confronto, tanto il mio compito di produttore artistico è anche quello di limare il tutto, quindi non sussiste il problema. Cioè, quindi ve le date di santa ragione sì o no? No. Ognuno ha trovato un suo ruolo preciso. È stata anche una cosa spontanea, perché appunto Ghigo ha questa sua parte per la sua esperienza di limare le idee che vengono fuori. Diciamo che io poi mi sono occupato particolarmente della parte elettronica. Quindi cioè ognuno ha trovato la sua nicchia operativa, poi certo, cioè ci si confronta, ognuno c'ha i suoi gusti musicali, magari non sempre sono simili, sono simili, è meno male che non però sono... insomma da questo però ci si incontra nel proprio operato, scusami ti ho interrotto, no odiami pure, vai. Ma poi c'è un collante, poi che se la... ne parla, è esatto, la napoletanità di Ghigo, no? Cioè sì, può essere il giusto collante, il giusto, come dire, ma sicuramente, perché penso che ognuno tiri fuori le sue idee e poi io faccio da collante, prendo quello che è bello e cerco di metterlo insieme. Sentiamo qualcosa di bello dal vivo però adesso, se vi va facciamo oceano.